La mia volontà di fare il designer è nata in modo molto organico, molto naturale. Prima come interior designer in uno studio grande con Piero Lissoni, man mano sono riuscito a vedere un po' quello che succedeva, no? Nel mondo degli altri designer che lavoravano più sul prodotto. E il tema di scendere di scala, andare in un dettaglio, un progetto che ha un orientamento più industriale, ha suscitato, diciamo, un interesse abbastanza profondo in me. Ogni progetto inizia sempre sicuramente con degli schizzi, ricerca, è una cosa molto manuale, molto, molto umana in qualche modo. Con Zucchetti è una delle esperienze più formative, visto che non avevo mai lavorato sul mondo del rubinetto, un mondo molto complesso, sembra semplice, ma invece dietro c'è un pensiero altissimo dal punto di vista formale, dal punto di vista industriale, ingegneristico, di come funzionano le valvole, di tutto quello che devi inserire dentro uno spazio così piccolo per far passare l'acqua e che funzioni in un modo preciso. Con questo progetto qui mi piaceva il fatto di lavorare con l'acciaio, di quasi come lavorare con una componentistica, no? È tutto fatto di piccoli pezzi che si aggiungono, quasi che uno se lo potrebbe montare come se fosse un meccano a casa. In Octo c'era, diciamo, un brief molto, molto specifico, si chiedeva una bocca piatta, dovevamo riuscire ad avere una famiglia molto diversa, un materiale di partenza che è l'ottone invece dell'acciaio. L'ispirazione a cui ritorno più spesso è osservare tutto il giorno, essere sempre molto attento, guardare quello che c'è attorno a me con degli occhi nuovi sempre, no? Con curiosità, con interesse.